La ripartenza a Capricchia è stata effettuata il 24 stesso, 24 agosto. Grazie all'aiuto della Prologo abbiamo cercato di coinventare la cucina, dove viviamo tuttora, dove mangiamo tutti insieme, che è una grande comunità, ormai diventata di 21 persone. Poi, col passare del tempo, le varie associazioni private, i vari comuni che ci hanno aiutato, siamo riusciti a creare un ambiente idoneo a vivere in serenità, diciamo. Stare bene insieme, ritrovarci tutti insieme, raccontare anche delle cose nostre, del paese, gli amici, è come rivedere tutti, come stare in mezzo a tutti. Certo, è un po' difficile vedere, ecco, le case buttate giù, quindi il paese che non c'è più, e lì ti ritrovi un'altra volta giù. Non può vincere il terremoto, siamo noi che dobbiamo vincere, ed è questo senso di forza, di speranza e di dignità che deve prevalere su tutto, e quindi sta prevalendo. La speranza sappiamo che è una virtù, quindi le virtù non sono qualcosa di superficiale. Ecco, dice il Papa, diceva, l'ottimismo può essere solamente un augurio così. Pensare che tutto possa essere risolto. La speranza invece è camminare, camminare verso una luce che c'è. La speranza è un motivo per andare avanti, si rinforza questa voglia di vivere, di, certo, pensando a chi non c'è più, però vuoi vivere ugualmente, ricominciare. Chi agli animali, va dagli animali, dà da mangiare agli animali, chi porta a bere agli animali. Io ho una cooperativa, ho trasferito la mia linea di Amatrice, tanto era inutilizzabile, quindi abbiamo un punto internet, abbiamo tutto quasi da sempre, da subito. Due televisori, perché purtroppo, come tutte le comunità, ci sta chi può vedere, per esempio alla Rai, chi può vedere Canale 5, le partite. Tutto autogestito, oltre la solidarietà che è enorme, perché ci hanno dato di tutto, di più, e ci hanno supportato in tutto. All'istituzione della Protezione Civile ci sono arrivati due bagni soltanto, e nessuna tenda, niente di niente. Le varie associazioni invece private, diciamo, hanno portato generi alimentari, generi di vestiario. Poi la Prologo ha comprato le casette dove viviamo tuttora. Noi condividiamo la giornata, diciamo, nel bene e nel male, perché ci sono le litigate, ci sono le discussioni, logicamente ci sono. Noi aspettiamo i giovani, perché i giovani ci danno vita, praticamente ci tirano un po' su di morale, perché loro hanno tante idee. E noi qui abbiamo case di nonni, bisnonni, e quindi ci siamo veramente affezionati e abbiamo il senso di appartenenza. Sarebbe un peccato per noi non poter tornare come tutte le estati qui a Capricchia. L'unica soluzione sarebbe quella delle tende, quindi mettere delle tende o dei camper. Si sta ragionando su quest'area camper e area tende. A tende, logicamente, per i ragazzi, chi si sente da napo in tenda, perché pure la persona di 50 anni se può andare in tenda, va in tenda. Però bisogna creare l'ambiente cucine, più che altro, l'ambiente bagni. E venite ragazzi, che noi apriamo le porte.
se vuole inventare fare l'amatriciana sbagliata, deve solo fare le cose sotto di sopra, perché altrimenti... Giulia lo sta via. Cucinare l'amatriciana praticamente è come stare noi insieme, uguale a questa ricetta, amalgamati insieme in tutte le cose.